un'architettura che sia sostenibile, vale a dire socialmente utile, energeticamente autosufficiente, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio. Queste le caratteristiche in base alle quali sono stati selezionati 41 progetti dei ben 174 esaminati per rappresentare l'Italia al London Festival of Architecture. Sostanzialmente le nuove generazioni progettano tutti architettura sostenibile, cioè ormai progettare con attenzione specifica all'ambiente, alla società e all'energia è ormai la prassi. Certo, va detto che comunque, pur essendo delle eccellenze, quindi gli italiani non sono secondi a nessuno, sostanzialmente ancora non è così diffusa questo sistema di progettazione. Sustainability Energy for Italian Architecture, questo è il nome del progetto che si articola in una mostra ed un video, è stato possibile grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e dei Beni Culturali. L'80% dei progetti selezionati sono già stati realizzati. Questo nostro progetto ha avuto come obiettivo quello di dare una specie di centro socioscolastico ai Niños de Rua della favela di Rio Pequeño a San Paolo in Brasile. Si è trattato di trasformare due ex manufatti per attività artigianali appunto in un qualcosa che sta all'incrocio tra una scuola, un centro sociale, un centro assistenziale. Il mio progetto riguarda il recupero di padiglioni industriali nell'area dell'Expo Universale a Shanghai 2010. È un progetto che affronta il tema della sostenibilità in un ambito complessivo, recuperando l'identità di questi padiglioni industriali, ma anche legandosi al tema, diciamo, della tradizione italiana. Il progetto diventerà una mostra itinerante che toccherà Edimburgo, Città del Messico, Quito e Shanghai.